Sono tre giorni che il Vesuvio sta bruciando, sono in azione gli uomini della forestale, della SMA Campania, stanno trincerando tutto il versante del Vesuvio cercando di fermare le fiamme, fiamme che vengono continuamente alimentate da piromani che anche in questi giorni stanno continuando ad appiccare incendi. Se lei vede sopra uno scenario apocalittico, mai visto una cosa del genere, eppure sono più di 20 anni che facciamo questo tipo di attività, ma posso dire che non ho mai visto degli scenari così brutti. Ci sono due fronti sui quali tutti i mezzi a disposizione della regionale aerea stanno lavorando sul nostro territorio. Abbiamo chiesto quindi a tutte le istituzioni con forza deputate a fare attività di spegnimento, a mettere tutte le forze in campo possibili. Oggi, dato la diminuzione dell'intensità, è stato possibile anche grazie all'intervento della SMA, del Corpo Forestale, anche fare delle operazioni da terra che sono fondamentali. I nostri operatori della SMA Campania hanno anche beccato tre piromani che stavano bruciando, quindi abbiamo subito allertato i carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato. I nostri adesso stanno sulla montagna a fare non solo le linee di tagliafuoco, ma anche a spegnere chiaramente con pale quello che serve, coordinando chiaramente anche gli elicotteri. Sono andati bruciati purtroppo vari ettari di vegetazione. Io lotterò perché queste zone vanno preservate, sono bellezze naturali di cui non possiamo permettere che possa andare in fumo. Quindi la nostra lotta sarà non mandare in fiamme le ricchezze che questo territorio offre. Ma il caso a 300 metri. Le fiamme stanno continuando a bruciare ettari di vegetazione nonostante l'intervento dei Canadair e degli elicotteri. Purtroppo possiamo proprio dire che sta succedendo l'inferno. È un inferno di fuoco che non vuole smettere. E sono vari incendi. È partito dall'inizio della salita della Pineta e poi hanno colpito varie zone. È stata una cosa studiata a tavolino, è stata una strategia perfetta. Hanno occupato forze da un lato per poi attaccare tutto il resto. Infatti varie zone che adesso si sono andate ad unire hanno creato tutto questo. Io credo che ci sia ovviamente una mano criminale dietro questa azione, quindi da questo momento c'è bisogno, l'abbiamo già fatto dall'inizio, ma il nostro territorio ha bisogno di controllo del territorio, ha bisogno di maggiore di un coordinamento forte e di un'alleanza da tutte le istituzioni, le forze dell'ordine sul territorio, perché è davvero, come dire, una risorsa di inestimabile valore per il nostro territorio.